Ciao, oggi facciamo insieme le bottigliette sonore e visive. È un gioco facilissimo da preparare, ma che riscuoterà un gran successo con i bambini. Bastano alcune bottigliette trasparenti, materiale di vario tipo e colla a caldo per sigillarle bene. Io ho usato pompon, cannucce tagliate, riso, pasta colorata, mollette, sale, paillette, brillantini di vari colori, pittura. Insomma, potete usare qualsiasi materiale che avete in casa, in modo che le bottigliette possano emettere dei suoni diversi che poi stimoleranno l'attenzione dei bambini. I bambini poi saranno anche stimolati nel vedere gli oggetti che si muovono al loro interno. Thank you.